Buonasera telespettatori di RTA, siamo al terzo appuntamento con il confronto con i candidati sindaco per le elezioni amministrative del prossimo 5 giugno a Borgo Taro. Questa sera abbiamo come ospite il candidato della lista civica Resistenza del Cerro, si tratta di Ivano Vignali, che è nato a Borgo Taro il 19 ottobre del 1960. Anche per lui 12 domande che sono identiche a quelle che abbiamo fatto e che faremo poi all'ultimo candidato. 2 minuti a disposizione per ciascuna risposta. Allora, buonasera Ivano Vignali, grazie per aver accettato il nostro invito. La prima domanda è relativa alla sicurezza, poiché negli ultimi mesi, negli ultimi tempi a Borgo Taro si è avuto un incremento notevole di furti in case, ovviamente. In caso lei fosse nominato sindaco e la sua amministrazione, in che misura interverrebbe? Si parla tanto ovviamente anche di telecamere di ultima generazione. Beh, innanzitutto bisogna dire che una comunità sana e unita sa difendersi, e la qualità della vita negli ultimi mesi a Borgo Taro è proprio precipitata. Ho tante testimonianze di persone che vivono nella paura e addirittura si organizzano per fare notti dormendo da parenti o da amici quando magari il marito è al lavoro o i ragazzi sono fuori casa, quindi è un'emergenza. Ne avevamo parlato in un incontro che avevamo promosso come Resistenza del Cerro a ottobre addirittura, dove non si deve parlare di ronde, non si deve parlare di armi, come sento purtroppo, come reazione anche forse di pancia, ma sento purtroppo parlare in giro, ma si deve parlare di tecnologia e di intelligenza. Adesso abbiamo una tecnologia a disposizione molto avanzata, è una videovigilanza fatta da telecamere intelligenti collegate con un database che è in grado di fornire in tempo reale se entra nel territorio l'auto di proprietà di un pregiudicato o comunque qualcuno in osservazione. Questo ti darebbe la possibilità di impiegare al meglio le forze dell'ordine e poi di dare un po' un senso di vigilanza totale 24 ore su 24 nei confronti della popolazione. Bene, ospedale e quindi sanità. Malgrado le continue rassicurazioni, ci sono stati anche tanti convegni su questo tema, non si placa però il tantam di notizie di un ridimensionamento del nostro nosocomio Valtarese. Ad essere colpito ginecologia, in particolare il punto nascite, ma non solo. Un piano della regione prevede una riduzione dei numeri di posti letto negli ospedali di tutta la regione e Borgo Taro ha un indice di occupazione posti letto che è pari al 61%, quindi la riduzione sarebbe del 25%. Ecco, in che modo la sua amministrazione potrebbe intervenire per mantenere gli attuali standard del Santa Maria, ma anche ovviamente per potenziarli? Io inviterei comunque di andare a verificare proprio la delibera regionale, perché è un atto pubblico del 10/12/2015, a pagina 13 si parla di ben 25 letti da eliminare, posti letto da eliminare. Poi c'è la riconversione di 16 posti di medicina interna e lungodegenza in OSCO. Cosa significa OSCO? Attenzione a questa parola. L'OSCO significa un ospedale di comunità gestito da personale infermieristico, dove il medico potrebbe essere anche esterno. Io penso, non so, l'ha avuto lì i medici di medicina di base. È un modo diverso per chiamare l'ospedale quando non è più un ospedale. Io sono molto preoccupato perché a queste notizie poi si aggiungono anche la soppressione della medicina, delle guardie mediche territoriali che porterebbero nella notte, ecco, porterebbero, diciamo, sì? Soppressione nel weekend e sì, sì, dalle 24 alle 6 di mattina, esatto. Però appunto quando magari c'è più bisogno, visto che nel weekend gli incidenti e tutte quelle cose lì, ma anche l'affluenza è maggiore, può portare a un sovraccarico del pronto soccorso, ma poi non solo, anche la teleradiologia che porta alla soppressione, si potrebbe dire, alla difficoltà di avere di notte un medico radiologo o per le ecografie o le TAC di urgenza o con contrasto. Bene, sempre uno dei temi dominanti per Borgo Taro è il turismo, no? Abbiamo un turismo mordi e fuggi ormai da diversi anni, poche le persone che decidono di fermarsi per un periodo più lungo come avveniva in passato. Il nostro è un territorio sicuramente bellissimo, bellezze architettoniche, paesaggio, ottima cucina, insomma non ci manca nulla e quindi fa specie che non si riesca a rilanciarlo. Che cosa manca e soprattutto che cosa non si è fatto e che cosa voi fareste?
Beh, io ho la fortuna e il privilegio di conoscere il territorio nostro della Val Taro, Valceno e Valle Limitrofe proprio palmo palmo. E ho anche la fortuna di conoscere bene la Toscana, che come modello, diciamo che in tutta Europa molti dicono non vado in Italia, vado in Toscana. Quindi vuol dire qualche cosa. E la Toscana è proprio limitrofa. Cos'è la differenza? Ad esempio, io fra qualche giorno andrò in Maremma. Ho detto non ci sono mai stato, l'unico angolo della Toscana che mi manca. Sono andato nei siti turistici ed mi si è aperto il mondo, perfetti, fatti bene, con proposte, dove mangiare, cosa mangiare, quale itinerario, quanti giorni hai, ti proponiamo questo, cosa ti piace, ti proponiamo questo. Una sorta di pacchetto Sì, un proprio. pacchetto incredibile, tu puoi scegliere a seconda della tua esigenza, 1, 2, 3, 4 giorni, spendo tanto, spendo tutto, te lo mettono tutto lì, chiaro e tondo. Qui invece è difficile, la prima cosa è far conoscere il nostro territorio, anche perché devo dire che sì, la Toscana è la Toscana, ma noi non abbiamo niente da invidiare. Noi siamo la Toscana, anche noi, come la Toscana è anche un pezzo di Emilia, noi siamo stati uniti per tanti secoli. Quindi far conoscere forse il territorio e più cominciare ad usare dei sistemi di accoglienza un po' diversi, come ad esempio l'albergo diffuso, dove là esiste un albergo solo, ma ha tante sedi separate. Quindi io penso ai crescinali, alle vecchie case, che potrebbero poi però convergere in una struttura unica. Ok, parliamo di occupazione perché per la prima volta il comune di Borgo Taro è sceso sotto i 7.000 abitanti per pochissimi giorni, però credo sia un dato abbastanza sintomatico del periodo che stiamo vivendo. È arrivata l'Aminam che ha dato una boccata di ossigeno notevole perché circa 90-100 i posti di lavoro mantenuti. Quindi un dato positivo, ma cosa si dovrebbe fare per incrementare ulteriormente l'occupazione in loco? Purtroppo, l'ultima crisi che stiamo subendo insegna come l'industria, sì, può portarti di colpo 100-200 posti di lavoro, ma legata com'è all'andamento internazionale, può anche farti perdere 200-100 posti di lavoro, di colpo. Si potrebbe tentare di favorire in futuro quelle strutture che invece sono più stabili e danno un'occupazione più a lungo termine. Io ho fatto un conto, ad esempio, con una nuova realtà che sempre abbiamo importato dalla Toscana, ma sta prendendo piede come i bed and breakfast, l'ecoturismo. E queste cose sono occupati circa in valle 140 persone. Siamo già quasi a una mezza ceramica, ricco, accidenti. Non è. E questi sono posti stabili che tendono ad aumentare, perché c'è sempre più necessità di fare una buona vacanza di qualità, però senza spendere tanto e inseriti nella natura. Un'altra cosa fondamentale, comunque, è sempre vedere Borgo Taro come la periferia delle zone industriali, quindi facilmente raggiungibile in mezz'ora dal treno e quindi come luogo di residenza per gente che poi sfrutta un lavoro che si trova magari nelle prime parti della pianura, Fornovo, Collecchio, Colorno, Parma, quei posti limitrofi industrialmente avanzati. Quindi ci leghiamo in qualche modo già alla prossima domanda, ovvero ai trasporti, no? Perché vi sono dei problemi, insomma, da sempre sulla nostra tratta ferroviaria, tanti pendolari che si lamentano, qualcosina è migliorato, però insomma ci sono sempre ritardi, ci sono carrozze vetuste, ci sono disservizi in generale continui. La sua amministrazione come interverrebbe in questo caso? Io penso che forse siamo stati fin troppo buoni, nel senso io pago un biglietto. Tu sai benissimo, o lei sa benissimo, che quando tu paghi una cosa per quel valore che ti devono dare, devi avere quella cosa. Se Certo. io pago un biglietto, devo avere un servizio, un treno dignitoso e un orario da rispettare. Se io pago il biglietto per questo micro contratto e non mi danno né uno né l'altro, sono stato truffato. Non so se a questo punto diventare un po' più cattivi e con l'aiuto magari di un sostegno legale da parte dell'amministrazione cominciare a fare delle denunce per dire come noi facciamo tutte le mattine dei contratti, paghiamo dei soldi, poi il servizio che abbiamo non è lo stesso, è come andare in autostrada. Tu Certo. paghi un servizio per avere due corsie e una d'emergenza vai, c'è una fila perché ci sono i lavori, ti fanno pagare lo stesso. È una truffa, secondo me è una truffa. E è l'ora forse di farci un po' sentire un po' di più e fare anche iniziative un po', come diciamo così, estreme, ma secondo me dignitose e dovute. La denuncia di gruppo puntuale continua a tallonarli perché se noi paghiamo per quel servizio, vogliamo quel servizio, altrimenti è una truffa, ti hanno ingannato. Bene. Parliamo di giovani adesso, perché si nota la necessità un po' di avere maggiori punti di aggregazione in paese che possano interessare appunto i ragazzi, evitando così anche di creare alcuni fenomeni di microcriminalità. Ce ne sono pochissimi, grazie a Dio, a Borgo Taro, però qualcuno si è verificato.
Io devo dire che per i giovani a Borgotaro, per chi vuole impegnarsi, ci sono già molte opportunità. Io penso soltanto ai punti di aggregazione, alle associazioni di volontariato. Le associazioni sportive sono tantissime, fanno un lavoro magnifico. L'oratorio, punto storico di ritrovo, il Grest, no, a mio avviso Borgotaro, da questo punto di vista, per un giovane che vuole darsi da fare, può scegliere tra il ludico e anche quello per la crescita personale, come non so, partecipare all'assistenza pubblica, ad altre associazioni di volontariato. Se c'è qualcosa che manca, io vorrei sentire i giovani, dovrebbe essere loro dire: guardate, noi a Borgotaro siamo un gruppo che non trova nessuno sbocco in quello che c'è, vorremmo, ditecelo, fate parlare, ascoltiamoli. Quindi aperti a proposte. Aperte a proposte, soprattutto per i giovani che poi si vogliono mettere in campo e proporre dei progetti che anche loro magari contribuiranno a realizzare. Benissimo. Certo, siamo a metà del nostro cammino, quindi ci fermiamo un attimo, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo. Iniziata la stagione dei matrimoni e la boutique del fiore di Raffaella Del Poio a Bedonia in via Roma vi invita a contattarla per realizzare i vostri addobbi. Su un servizio completo in omaggio il bouquet della sposa. Del Poio propone tante idee per ogni tipo di cerimonia per abbellire case, terrazzi e giardini e via vicina anche per i servizi funebri. Alla boutique del fiore un mondo di fiori e piante per salutare l'arrivo della bella stagione. Carrefour Express a Borgotaro, sempre più vicino alle tue esigenze. Orario continuato tutta la settimana, aperto anche la domenica tutto il giorno. Tutto e subito con personale preparato, sempre a tua disposizione. Prodotti di qualità, sempre nuove offerte, fanno del Carrefour il tuo supermercato di fiducia. Tutti i giorni pollo allo spiedo e prodotti di rosticceria cotti in giornata. Servizio ortofrutta e panetteria. Servizio di consegna della spesa a domicilio con ordine telefonico. Carrefour a Borgotaro, dove la spesa conviene. In Piazza Farnese, a Borgotaro. Rolandi Assicurazioni vi attende nell'agenzia di Viale Bottego 53 a Borgotaro per proporvi ogni tipo di pratica e consulenza con sconti che vanno dal 30 al 50% su polizze di fabbricati e auto. Rolandi Assicurazioni, sempre al vostro fianco. Da Space di Cresce Abbigliamento dal 1952 a Borgotaro si rinnova la tradizione nel nuovo punto vendita in via Mazzini 18 con abiti da cerimonia, sposo e sposa, camicie e scarpe personalizzate e su misura. Con i migliori brand sul mercato come Santoni, Duvetica, Orciani, Brian Dale, Max Mara, Kiway. Da Space, servizio pronto moda con abiti, giacche e pantaloni in 24-48 ore grazie alla ditta Lubiam. Vestirsi da Space non vuol dire farsi notare, ma farsi ricordare. Sempre un passo indietro l'anima. Zoo Garden Borgotaro, il punto di riferimento per i tuoi animali domestici in Valtaro, nel centro commerciale Conad ed in via Nazionale 4. Le migliori marche di mangimi, diete veterinarie, accessori ed antiparassitari. Servizio di lavaggio e toilettatura con personale altamente specializzato. Chiedi la Zoo Garden Card, per te sconti sino al 6%. Per informazioni telefonare allo 0525 921 045. Ti aspettiamo al supermercato Conad di Avalli, nel centro commerciale di Borgotaro. Nei locali completamente ristrutturati e realizzati con moderni concetti, trovi accoglienza e convenienza. E al Conad fai la tua spesa ogni giorno, compreso il giovedì pomeriggio. Nelle nostre corsie e nei nostri reparti, tanti prodotti scelti accuratamente per te, con offerte e promozioni da prendere al volo. Qualità, convenienza e professionalità. Al supermercato Conad di Avalli, nel centro commerciale di Borgotaro.
da oggi ancora più bello da vivere. All'Autoscuola Borgotarese di Mellei, con sede in Borgotaro, accreditata presso il Ministero dal 1965, iniziano i corsi obbligatori per legge del rinnovo della patente professionale CQC per merci e persone e di patenti di guida di categorie C, D, E. Autoscuola Borgotarese di Mellei, via Montegrappa 9 a Borgotaro, telefono e fax 0525 96 677. Fioridea è presente dal 1991 sul territorio di Borgotaro. Propone addobbi floreali per tutti i gusti ed è un punto fermo nell'ambito del settore. Diplomati presso la Scuola Nazionale Federfiori, abbiamo ottenuto anche diversi attestati di merito e specializzazione. Siamo costantemente aggiornati grazie alla partecipazione continua ai corsi professionali disponibili. Oltre allo studio, siamo alla continua ricerca di nuovi materiali e prodotti da proporre ai nostri clienti. Il negozio Fioridea, con sede in Borgotaro, offre i migliori servizi sul mercato ai migliori prezzi. Dopo oltre 60 anni, la gioielleria Corbelletta in via Nazionale a Borgotaro ha completamente rinnovato i locali, spostando il punto vendita sul lato opposto della strada di fronte alla sede storica. Un ambiente luminoso e al passo con i tempi che offre al pubblico una vasta scelta di prodotti nonché marchi di livello internazionale come Pandora, 1 de 50, Daniel Wellington, Maria Cristina Sterling, Paul Picot, Philip Watch, Chimento, Giorgio Visconti e Zeta Gioielli. Il telefonino di Piazza della Legna a Borgotaro vi offre i migliori prodotti a prezzi competitivi. Per voi una vasta gamma di accessori, cover, caricatori, cuffie per sport ed ascolto. Il telefonino di Piazza della Legna offre inoltre un servizio riparazione telefoni da un tempo minimo di 2 ore ad un massimo di 24 ore. È aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 15 alle 19, compreso il giovedì pomeriggio. Market si fa in tre per offrirti i migliori prodotti della tradizione locale. Nei negozi di Tarsogno, Gotra e Albareto e da Le Bontà di Camisa a Borgotaro trovi il reparto gastronomia con piatti pronti, torte dolci e salate di produzione propria, salumi, formaggi, carni, frutta e verdura, gli ottimi funghi porcini e l'inimitabile parmigiano reggiano. K-Market, sai quel che acquisti, sai quel che gusti, da sempre. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. Rientriamo in studio, siamo in compagnia del candidato sindaco Ivano Vignali e ripartiamo con le nostre domande dal commercio. A Borgotaro il centro storico avrebbe tutte le potenzialità per divenire, a detta di tutti, un centro commerciale naturale. Molti però lamentano il fatto che non lo si valorizzi e i commercianti, diciamo la verità, si sono sentiti soprattutto negli ultimi periodi lasciati un po' soli per movimentare un po' la vita del paese. Hanno deciso di organizzare proprio anche loro degli eventi proprio per richiamare gente non solo dal paese ma anche da fuori. Sì, devo dire che mi sono trovato in vari momenti dell'estate un po' disorientato alcune volte, vedevo, perché questo capita quando l'iniziativa la lasci soltanto in mano alla buona volontà dei privati. Avere una serata con due, tre iniziative in contemporanea e una sera magari vuota, lo capisco, però tanto di cappello a chi si dà da fare per movimentare, soprattutto l'estate che è il momento più importante. Però io sono convinto che il problema vero del centro è che non mancano i servizi, mancano le
i bar, i punti di ritrovo, anche i luoghi commerciali e le botteghe, ma manca proprio la popolazione. Il centro storico non è abitato. Dal primo piano, dal piano terra in su, io guardavo l'altro giorno con degli amici, abbiamo fatto un calcolo, è vuoto. Se fosse abitato, se fosse ancora con delle famiglie che hanno la bottega sotto casa, il ritrovo sotto casa e non vivono in periferia dove magari è comodo andare in altri posti ad acquistare, poi magari vivono davanti alla televisione, ecco, se si punta a trovare il sistema per fare ripopolare il centro di Borgotaro, magari con degli incentivi o disincentivi ad andare via, sarebbe già risolto metà del problema. Poi le iniziative, a mio avviso, vanno sempre coordinate, lo faranno, lo proveranno a farle, ma il coordinamento delle iniziative è sempre la cosa migliore. Parliamo adesso di frazioni, perché negli ultimi 15 anni l'unica frazione, comunque una delle poche frazioni che è riuscita ad avere una festa sua molto partecipata, perché arrivano davvero centinaia e centinaia di persone, quella di Brunelli. Qualcosa fa anche Tiedoli, che realizza alcuni appuntamenti, però insomma le frazioni sono un po' spente. Che cosa si potrebbe fare per rivitalizzarle? Noi avevamo pensato di tornare a un bilancio partecipato, nel senso che destinare una parte del bilancio comunale alle frazioni, dire: noi vi diamo questo, quel tanto, quel poco che si può, si valuta, però lasciare a loro decidere come investire una piccola parte del bilancio. E poi attraverso quello che una volta si chiamava, ma ancora adesso, i consigli di frazione, cioè il gruppo di persone che possono rappresentare la vita di una frazione, le consulte, decidere come investirle e come spenderle, e magari si può anche pensare, per una frazione, con questo piccolo aiuto, di ravvivare anche quel luogo con delle feste magari originali che vanno a valorizzare il luogo specifico della frazione, la sua storia. E questo, ridando un po' di fiducia agli abitanti delle frazioni, secondo me potrebbe essere una strada per aiutarli. Quindi il comune aiuta, ma poi lascia lavorare la frazione. Certamente, io dico che deve essere sempre chi vive sul luogo a decidere cosa è ideale. Bene, senta, parlando di viabilità, ovviamente non possiamo non parlare della manutenzione delle strade, sia in paese che ovviamente nelle frazioni. Io dico che nel paese siamo a livelli di emergenza, nel senso che si chiama emergenza la frana, si chiama emergenza l'alluvione, però anche l'emergenza di una strada che ti provoca ogni anno diversi feriti. Io stesso ho raccolto 4 persone ultimamente da terra. Una di queste ha fatto la denuncia, ha denunciato, e io adesso sono a testimoniare in una causa civile. Va bene che mi hanno detto il comune è assicurato, va bene, ma questo cosa vuol dire? Sono delle buche clamorose, non possono rimanere lì per mesi. Mi è stato detto, ma perché non proviamo, abbiamo un ufficio tecnico, eccetera, rimettere il blocchetto di sasso lì dove si è staccato non deve essere una cosa molto difficile. No, bisogna aspettare, ci sono le dita apposta, se mai c'è qualcosa che non va. Se c'è una buca, se c'è un marciapiede che ha ceduto, la gente non può rischiare di cadere. Anche per l'incolumità, perché spesso sono anche sì, persone anziane. È un'emergenza proprio sanitaria e un'emergenza. Non puoi aspettare che venga la ditta. Una volta ho fatto la proposta, mio padre era ancora in vita, un moratore, mancava un sasso, e ho detto: ma chiamo mio padre, per l'amor di Dio, non fare cose che siano al di fuori, è una cosa scandalosa. Servizi, perché Borgotaro non fa la raccolta porta a porta? Questo qua non dovete chiederlo a noi, ma da chi nel 2011 aveva messo nel suo programma la raccolta porta a porta. Ma certo, no, prima di tutto non è vero che costa di più, perché se ci informiamo un po', perché bisogna informarsi, vediamo che fra un po', per chi starà sotto un certo livello e produrrà una certa quantità di rifiuti indifferenziati, i costi di discarica cresceranno a dismisura, quindi fra un po' buttare nell'indifferenziato costerà molto di più alla comunità che avere il porta a porta. Lo so, ci saranno delle maledizioni all'inizio, ci saranno dei disagi perché la gente non è abituata, però Borgotaro è uno dei pochissimi posti dove gira ancora e c'è il panorama urbano arredato con i bidoni. Altri posti non ci sono più questi bidoni puzzolenti che d'estate, c'è dentro di tutto, ed estate sono un tanfo. A luglio dell'anno scorso con 40 gradi avevano ammorbato l'aria, è una cosa indecente, è veramente Bedogna è molto più avanti di noi siamo agli ultimi posti, abbiamo guardato, della graduatoria regionale Borgo Valditaro, che di solito, se si vuole dare un'immagine turistica, dovrebbe essere tra i primi posti, invece ancora purtroppo su questo piano. Quindi voi l'attuereste subito? Certo, è un'emergenza anche questa.
Sempre parlando di servizi, il ciclo integrato delle acque. Sulla scia di Berceto, lei come sindaco sceglierebbe, come ha fatto Lucchi, e quindi la gestione diretta? Ma io prima di tutto andrei a valutare qual è il modo di gestione migliore per il comune di Borgotaro, perché l'acqua va gestita dal punto di prelievo sino al rubinetto e non è una cosa semplice. Un punto fermo ce l'abbiamo. Questo è fermo. Non vogliamo che l'acqua diventi nemmeno parzialmente privata. L'acqua deve rimanere totalmente in mano pubblica. C'è stato un referendum, è stato vinto, eppure ultimamente c'è la proposta di passare un 20% dell'acqua di Borgotaro ai privati. Non va bene. I privati non entrano per aiutarti. I privati guardano giustamente al loro interesse. E bisogna fare di tutto perché l'acqua di Borgotaro rimanga pubblica. Poi l'acqua di Borgotaro è un bene. È come il fungo di Borgotaro, abbiamo un'acqua eccezionale, con dei sistemi di potabilizzazione. Noi abbiamo una ditta sul territorio, Bassoli, che è leader nella potabilizzazione dell'acqua, che ti può rendere gradevole anche l'acqua del rubinetto. Tanti esercizi di cucina locale, diciamo, incentiviamo l'uso dell'acqua locale anche nei nostri locali con l'etichetta eccetera attraverso dei metodi di potabilizzazione, mettiamo una fontana pubblica che permetta di prelevare dell'acqua anche gasata, facciamo queste cose, l'acqua deve rimanere pubblica e deve essere sfruttata di più come immagine anche. Bene, sistema di gestione associata tra i vari comuni che potrebbe sfociare ovviamente anche in un'eventuale fusione. Questo, e lei come vede invece l'attuale unione dei comuni della quale Borgotaro fa parte? Beh, l'unione dei comuni secondo me non ha senso se non sfocia più in fusione. L'unione dei comuni era già un primo passo verso la razionalizzazione, sì, una razionalizzazione dei servizi, una distribuzione, ma la fusione è fondamentale, ma anche perché è assurdo che per campanilismo non ci si sia ancora fusi e si rischia di perdere risorse che sono lì, sono soldi, non sono centinaia di migliaia di euro, sono anche milioni, perché esci dal patto di stabilità e tutte queste cose che adesso potresti avere con la fusione e che sono risorse di una entità tale che per la Valle sarebbero, e per i comuni piccoli, sarebbero la possibilità di investimenti incredibili. No, non siamo ancora riusciti a fare la fusione, mentre gli altri iniziano ad andare avanti. Succederà che arriveremo a un punto che conteremo così poco, che il governo ci imporrà ai piccoli comuni la fusione per decreto, senza poi dare più incentivi. Noi rimarremo fusi e in tutti i sensi, e senza soldi e fusi. Senta, le nostre domande sono quasi terminate, perché io ho l'ultima che ho fatto anche ai suoi colleghi, fra virgolette. Lei sarà eletto sindaco il 5 giugno, la prima cosa che farà? Sicurezza, subito cercare Quindi di… Per lei questa è la cosa più importante? Sì, perché la percepisco come una paura giornaliera, e se non ho soldi lancio una proposta, visto che noi siamo una comunità sensibile a certe cose, abbiamo comprato anche delle attrezzature molto costose per l'ospedale, penso che la salute e la sicurezza siano allo stesso pari nella qualità della vita, penso che si potrebbe fare anche una sottoscrizione per raggiungere la cifra in poco tempo e subito adeguarsi come hanno fatto con le terre verdiane, perché purtroppo, è brutto dirlo, loro l'hanno fatto, noi avevamo detto, loro l'hanno fatto, adesso stanno raccogliendo i frutti, chi non va più a delinquere là si sposta in una zona non protetta e verranno da noi, purtroppo. Ok, allora ringrazio Ivano Vignali per essere stato con noi, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito, l'appuntamento è per domani sera, sempre intorno alle 20.35 con l'ultimo appuntamento per la presentazione dei candidati sindaco per le amministrative 2016 di Borgotaro. Buona serata.